Ciao a tutti ragazzi! Bene, finalmente sono tornato. Scusate un po' quest'anno anno e mezzo di assenza per i video, ma il lavoro, il tempo è una tragedia. E dunque mi sono detto, perché per Natale non fare un video su qualche accessorio che magari è utilissimo per noi pescatori, specie di surfcasting o comunque in generale? E perciò, come dice il titolo, vi piace rigido, semimorbido o morbido? Guardate il video, a dopo! Allora, ci siamo, come detto prima, questi sono un po', diciamo, i vari secchi disponibili in commercio. Chiaramente esistono anche di altre marche, ognuno è libero della scelta, però, essendo io appunto un promoter mad fishing, nonché appunto rappresentante delle varie regioni della centrale, ho a disposizione questi e facciamo una carrellata così guardiamo i vari utilizzi a seconda delle proprie esigenze. Bene, allora partiamo subito. Il classico secchio del pescatore, che è questo. Questo è un secchio molto comodo perché è molto capiente, all'interno appunto ci può entrare anche pesce, acqua, accessori per andare sulla spiaggia con il tappo perché è fondamentale. In questo caso addirittura è un tappo con i centimetri, tante volte si è visto anche per misurare dei pesci anche in gara. Chiaramente questo ha diciamo così, la peculiarità di essere rigido, perciò molto resistente, ci si può anche al limite sedere sopra come panchetto, però ha il problema dell'ingombro, però molto utilizzato specie per la pesca, diciamo, per il pescatore classico. Altra soluzione invece è quella, diciamo, all'opposto, invece del rigido, appunto il morbido. Questo è un secchio in gomma. La caratteristica di questo secchio, chiaramente, è solo come prendi acqua, porta pesci, eccetera, eccetera. Però di questi esistono poi due modelli, 12 e 30 litri della Mad Fishing, il CR6. Questo ha però una caratteristica super per chi ha problemi di spazio, perché il problema dello spazio è fondamentale, lo sappiamo tutti nelle nostre sessioni di pesca, nel trasporto soprattutto diventa molto difficile trovare lo spazio per tutti. Questo ha la caratteristica che si può arrotolare e piegare, perciò un secchio dove noi praticamente lo arrotoliamo e tranquillamente lo possiamo anche piegare, come vedete, riporre anche in una tasca, c'entra benissimo. E questa è, diciamo, la soluzione per chi vuole un secchio comodo, pratico, averlo sempre dietro. Anche nella barca dove lo spazio non è mai abbastanza, ma anche nel surfcasting, dove appunto lo spazio per i traslochi che di solito facciamo in spiaggia sono notevoli, può essere molto utile. 12 e 20 litri. L'altra novità, e comunque altre due soluzioni, sono invece i secchi, diciamo così, semirigidi, o meglio, questi sono secchi in eva, secchi che comunicamente troviamo in commercio. Cosa hanno di diverso magari dagli altri? Allora, innanzitutto questo è un prendiacqua, è il CR8 della Mad Fishing, è stato studiato per l'agonismo soprattutto, dove praticamente ha la caratteristica di avere 22 cm di diametro, perciò anche per prede, diciamo, da gara può andare benissimo. Sono tutti, sia questo che vi spiegherò dopo, 1,5 mm di eva, perciò molto più, diciamo così, solidi di altri secchi che possono essere in commercio. Sono sempre chiaramente pieghevoli, perciò si possono tranquillamente poi ricorrere e piegare, ma la caratteristica è la corda e il manico, anche questo un manico antirottura snodato. L'altra borsa invece molto più grande, che comunque a volte può essere più utile, sia come metterci pesci, acqua e tutto, eccetera, ma anche come portare le nostre attrezzature e le varie cose in spiaggia, è questo secchio. Questo è il CR9 con bretella, con maniglie anti rottura, perciò snodate. La caratteristica è che ha
soprattutto la doppia cerniera, cosa importante, perché se per caso si dovesse rompere una, abbiamo sempre l'altra per poterlo chiudere, e un comodissimo porta ossigenatore o porta straccio, quello che più ci piace. Anche questo, come vedete, è soffice, perciò si può tranquillamente piegare e riporre per problemi di spazio. E le caratteristiche che accomunano questa nuova linea è che sono tutti secchi a fondo bianco. Perché questo? Questo è una cosa che soprattutto nelle gare è importante, perché grazie a questo riusciamo a vedere il pesce inserito all'interno. E quando viene il giudice magari non ci si scorda, cosa che invece a me, ahimè, è successo con i secchi a fondo scuro. Bene, le caratteristiche principali ve l'ho un po' riassunti, poi a ognuno la propria scelta: morbido, semirigido o duro. Bene, con questo un salutone, ci vediamo alla prossima, non vi scordate di mettere un like e di seguire la mia pagina, vi auguro, visto che siamo sotto Natale, buone feste, ciao a tutti!